adesso sono state date, anche se la platea sta riducendosi molto velocemente, tre relatori hanno avuto domande e sono il dottor Santiani, la professoressa Ranalletti e il professor Morelli che le hanno date. Quindi li invito sul palco in modo che possano rapidamente dare una risposta alle loro domande. Quindi questione di 10 minuti, però se riusciamo a rimanere un attimo a posto. Professoressa Ranalletti, partiamo da lei. Prego. Due domande. Sono scomparse le domande, eccole. Allora, ho visto che una domanda mi chiede come mai partire dalla bidimensionalità anziché dalla subito la tridimensionalità con i bambini dislessici, non per forza quelli dislessici, cioè l'idea è lavorare sulla bidimensionalità, anteporre il lavoro sulla bidimensionalità rispetto all'immediato lavoro sulla tridimensionalità è legato al fatto semplicemente di seguire innanzitutto i principi delle progressioni didattiche, quindi dal facile al difficile, dal semplice al complesso, dal noto all'ignoto e via dicendo, quindi da qualcosa che già conosciamo per poter andare poi a qualcosa di non sconosciuto. Due, rispetto e quindi tutte le varie principi della gradualità. Due, ma fondamentalmente perché qualcosa di bidimensionale come una palla, per esempio io certe volte che il bambino ho provato a bagnare la palla di spugna per lasciare una traccia sul pavimento della traiettoria che descrive la palla, e questo fa sì che diventa qualcosa di tangibile e di visualizzabile, mentre una palla che vola nell'aria ha bisogno di tutta una serie di lavori, di stimoli, di capacità di percettive, di sviluppo delle capacità percettive rispetto ai punti di riferimento spaziali. Quindi se di base ci pensiamo che tutto quello che abbiamo detto oggi è stato talmente interessante che ho saltato un appuntamento che avevo verso l'una per restare, perché veramente è stato tutto molto interessante. Se noi pensiamo che fondamentalmente che si parla di dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, cioè di disturbi, okay, di questo genere, abbiamo riportato tutti quanti noi relatori a dei principi fondamentali. L'esperienza, il fatto di far fare l'esperienza di quella cosa, perché l'esperienza crea una traccia significativa, pertinente e ripercorribile. La problematica relativa al tempo, cioè depositare questo compito ed analizzare questo compito in modo tale che sia accettabile per il bambino, dislessico o meno, il dislessico con maggior rilievo, ha bisogno del tempo per decodificare e ricodificare una risposta, cioè la decodifica, in questo caso della dislessia del grafema, tradurla in che cosa vuol dire in un fonema, quindi nella produzione orale, oppure in un aspetto cognitivo, cioè è un processo che per il dislessico è veramente molto complesso. Allora, sono fuori dal dato, la bidimensionalità aiuta il bambino a creare un'immagine relativa per esempio alla costruzione di un angolo, una palla che arriva da una parte, devo produrre una risposta a quella palla, devo crearmi un'immaginazione, cioè devo immaginare con che gesto e con che cosa devo creare la traccia, suonando per venire. Ok. L'altra, io so, spero di aver risposto, l'altra è relativa a un'esperienza di un bambino che è stato un ragazzino, che è stato bocciato, che però fa sport ad alto livello e che dimentica il materiale, mio figlio dimentica sempre il materiale e soprattutto per esempio lascia tutti gli armadi aperti, cassetti aperti, dimentica di chiudere le luci accese, sono tutte cose che proprio sistematiche lui,
anche lui è ad alto livello, questo ragazzino uguale, si dimentica le cose, abbiamo parlato, è stato il mio collega sicuramente molto più preparato di me, ha parlato della memoria e di come, no, questo aspetto della memoria intervenga in maniera molto pesante sulle e però dice, la domanda dice, però questo ragazzino fa il palleggiatore ad alto livello e memorizza una marea di schemi di gioco. Non solo, io quando faccio i corsi di aggiornamento dico, i palleggiatori, una delle prime qualità del palleggiatore non sono le buone mani. Allora, credo che la risposta a questa cosa sia nel fatto che il gioco è un'attività fondamentale dell'essere umano. Cioè, l'essere umano non si sviluppa se non gioca. E la capacità di giocare è una delle componenti essenziali dello sviluppo tipico e sano. I bambini con una situazione di difficoltà o sul piano psicologico o sul piano funzionale faticano a giocare. Uno dei segnali di allarme è il fatto che il bambino non gioca. Allora poi la specificazione, c'è un'altra domanda in cui si specifica in che modo, ecco, no, la specificazione di funzionale non so a che cosa precisamente si riferisca, però credo che abbiamo avuto tante descrizioni di attività di gioco più strutturato, di gioco libero del bambino, di gioco. Credo che il tema sia che si gioca sempre sotto lo sguardo di qualcuno. Il gioco è un'attività nella quale anche il gioco solitario è perché il bambino ha interiorizzato uno sguardo che lo accompagna nell'attività di gioco. Allora, l'essere presenti con una proposta qualitativa e osservativa credo che sia il tema che abbiamo avuto un po' come filo conduttore in tutte le relazioni, no? È tornato il collega Lodi e così gli giro la domanda sulla visto che il corpo calloso è il punto di incrocio di comunicazione tra emisfero destro e sinistro, è corretto eseguire degli esercizi tipo cross pattern di coordinazione per rafforzare la rete neuronale? Prevede delle proposte? Non posso rispondere perché non so cos'è cross pattern. Sono due tipi secondo me di dislessici o di disprassici, quelli che non riescono a comunicare, quindi fanno fatica a fare questo, e quelli che fanno fatica nei movimenti crociati. Io li butto tutti, cioè corpo calloso, nel mondo dell'ITARD dicono che cioè sono ricerche inglesi della Fawcett e di Stein, c'è una degradazione delle cellule magno, delle magnocellule cerebrali che sono le trasmettitrici. Tutto quello che stimola il cervelletto e passa la linea mediana, quindi movimenti crociati, il metodo Crispiani per aumentare la fluidità fa fare queste cose. Io faccio fare... Oppure... Tutto quello che attraversa la linea mediana mette in comunicazione i due emisferi. Dico un'altra cosa poi ho finito, mi sono dimenticato di precisare che se visitate Motor Studio 3, siccome è un sito di poveracci, bisogna mettere anche alterista.org nella striscia sopra, perché l'abbiamo appena aperto, abbiamo preso una cosa che funziona solo così, poi farlo meglio. Grazie. Ultimissima domanda era, ha citato la meditazione come proposta a proposito del non incapsulare ma collegare, cosa intendete? Allora mi riferisco all'esperienza attiva del soggetto, quindi abbiamo detto una splendida descrizione della metodologia di mindfulness e della metodologia di Siegel che introduce i momenti meditativi. I momenti meditativi, i momenti di attenzione che abbiamo sperimentato sul respiro, sono momenti di attenzione, di attivazione dell'attenzione. Allora, nelle attività ripetitive, quando c'è un calo dell'attenzione, bisogna interrompere l'attività e introdurre delle modalità di tipo attentivo, che possono passare da diverse possibilità.
e evitare la routine della ripetizione. Ok. Io ho una domanda che è un po' vasta, nel senso che mi viene chiesto se a degli esperti di movimento cosa consigliare rispetto alla didattica. Preferisco dare una risposta un po' critica e più filosofica su quello che può essere un insegnante di passato in termini di educazione fisica e riflettere su quello che può essere utile. Cioè, un dondolo o un'altalena si spostano, si muovono, ma non producono nessun cambiamento, pur essendo comunque in movimento. La didattica, per come potrebbe essere fatta, potrebbe produrre dei cambiamenti anziché dei salti o, passatemi il termine, se no flagellatemi, esercizi di stile. Cioè, facciamo qualcosa che sia utile, che sia spendibile in qualunque modo. Gli insegnanti di motoria hanno il corpo, hanno il fisico, noi siamo il fisico, il nostro fisico è noi. Noi siamo il cambiamento che produce il nostro fisico e noi produciamo dei cambiamenti su di lui e viceversa. Cresciamo, usiamo la mano, i pregrafismi producono una P, una B, in un certo modo. Sono un movimento, producono un cambiamento se vengono fatti bene e deve essere, raccolgo un po' tutto quello che diciamo, deve essere qualcosa di piacevole. Stessa cosa degli insegnanti di educazione fisica che, bravissimi, che hanno la palestra, che è sempre stata di gran sollievo a tutti. Bene, grazie a tutti voi che avete resistito fino a quest'ora e quindi un applauso a voi che avete dato questo, un applauso a tutti i relatori, bravissimi. Grazie di tutto, alla prossima.